storia all'antica, che dice che sei da Dio. Secondo la tradizione, consacra con ostia e col vino. Don Franco è un prete moderno, che vuole la musica ricchi. Sta sempre col capelloni. Attenzione! Piano, figlioli. Ecco così. Bravi. Sì. Avete ragione, ma avete convinto, Don Franco. Va bene. Metto una firmetta qui. Ecco. Tieni. Qui, sulle mie spalle. Mangia, vacchi. Bravo. Ecco qua. Bravo, Nicolino. Sia fatta la volontà del Signore. Beh, vedere un altro goccetto, Don Franco. No, basta, devo guidare. Ah, senti, quel vino, mandamelo subito, perché col nuovo rito va giù come l'acqua. State tranquillo, Don Franco, state Ciao. Tranquillo. La pace. Arrivederci, reverendo. Dio mio! Corri! A me! Ragazzi! Scusa, se Don Gigi. Ragazzi. Ci stiamo allenando. Andate. Piano! Oddio, si sono rotti i freni. Ciò! Pure le galline ci mancavano. Eccomi al garage. Poco cotto, eh. Scusate, sono di passaggio. Fermi lì! Magnifica! Bellissima! Che effetto! Ah. Buongiorno, padre. Complimenti, è bellissima. Veglierà dall'alto sulle anime come voi vegliate sui corpi. Questa immagine è benemerita come la vostra arma. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Cavalli delle Calzoni, dottore. Vi piace? Stupenda! Meravigliosa! Fantastica! Pure la scala ci mancava. Orazio, togliti! Orazio, togliti! Aiuto! 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 Pure le scale. Ma attento, per piacere, cosa fate, cavaliere? Cosa avete paura? Che ve la mangi? Capisco che sarà un'opera d'arte. Come sarà? Lo è. E di chi è la firma? Dell'ingegnere Rionello. È lui che ha firmato l'assegno per l'acquisto. Ah.
Guardate che giochi di luci, la fantasmagoria dei colori. Ah, via! No! Ferma, ferma! La morbidezza dei panneggi. Oh, oh, che male. Guardate cosa avete fatto. La vetrata. Non è colpa mia, i freni. Mi dispiace, sono addolorato. Troppo comodo. E poi sulla natura del vostro dolore ho i miei dubbi. Avrei voluto vedere voi dopo una botta del genere. E Don Ciccio, che vorresti insinuare che l'ho fatta apposta? Io mi attengo ai fatti, perché se volessi insinuare... Insinuate? Se volessi insinuare... A parte il fatto che odorate di vino, posso anche capire che come prete innovatore portate il clergyman. Don Ciccio, non si arrabbiasse, attenzione al fegato. Ma non credo che questo intimo indumento faccia parte del vostro corredo. Avete ragione, lo devo restituire, non conosco neanche la proprietaria, è difficile da spiegare. Ve lo dico io a chi appartiene, a giudicare dalla misura sembra quello di donna... Cavaliere! Del resto da voi mi aspetto tutto, dopo la messa in italiano e il tedeum con la musica, come si chiama? Bit. Grazie. Prego. Troppe cose avrei da dirvi, ma non voglio fare il vostro gioco, no, e nemmeno voglio dare spettacolo. Buongiorno. Buongiorno. Ci vorrebbe un po' più di rispetto per i superiori. Ma quali superiori? E non dimenticate che Don Ciccio è il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù. E io di quella di Sant'Antonio, e con questo... Vuoi stare zitta? Non voglio far pesare la cosa, ma Sant'Antonio, sempre un dipendente! Ma qui se ne fa una questione gerarchica e sindacale. Le questioni sindacali lasciamole fare ai comunisti. Con i quali voi andate tanto d'accordo. Ah, qui si continua a insinuare, adesso sono pure comunista, ritirate il comunista! E voi ritirate l'affronto che avete fatto al Sacro Cuore di Gesù! Ma quale affronto? Siete voi che arrecate vilipendio a Sant'Antonio! Ha ragione Don Franco, Sant'Antonio è sempre Sant'Antonio! Ma che volete paragonare Sant'Antonio al Sacro Cuore di Gesù? Ma siete impazziti? Per chi li avete presi il Sacro Cuore di Gesù e Sant'Antonio? Per Motta e Gimondi? Andiamo. Dominus vobiscum. Ecco spirito tuo. E con lo spirito tuo. L'accompagno io, reverendo, venga. Venga. Tempi duri per i parroci. Ah, la mia bicicletta. La bicicletta. Ecco, la lasci pure qui. Non le è successo niente. Venga che le offro qualche cosa di forte. Sempre violenti voi. Chi è? Niente, niente. Cosa prende, reverendo? Fate voi, Don Giacomo, io intanto dico qualcosa a Pietruccio. Pietruccio, senti, metti una firma qua. Con piacere, Don Franco. Don Franco, che piacere di vedervi. Piacere di vedermi, Don Mimini Castro. Lo sapete che ogni bugia che dite sono 10 anni di purgatorio? Un cognacchino per Don Franco, e che sia francese, naturalmente. Grazie, Don Mimini. Ma mica mi vorreste corrompere con i vostri cognacchini. Per carità, ci mancherebbe altro. A proposito, a quante firme siete arrivato? Quasi 1000. Ancora poche e poi ci sarò. Don Franco, questa guerra che voi mi fate è ingiusta. Don Mimini Castro, finché ci sarò io, qui, l'albergo a posto del parco, voi non lo costruite. Mi bastano 1200 firme. E il vostro progetto sarà bloccato. E dite di essere un clericale d'avanguardia. Voi fermate il progresso, Don Franco. Sì, il progresso del vostro conto in banca. Don Mimì, ma lo volete capire che ai bambini interessa più il parco che il vostro albergo? Pace e bene a tutti quanti e che il Signore sia con voi. Et cum spirito tuo. Et cum spirito tuo. Se non fossi legato al segreto della confessione, te lo direi io di chi sei figlio. Mamonella, alza sto secchio. Disgrazia di esse, manca l'acqua ci tirano ora. Ma che sei matto? Fascista, fetente d'un fascista. Ma che vuole sto vecchio, le gare? E scende giù, glielo do io il saluto fascista. Graziato. Venite via ragazzi, ci sono i carabinieri. Sciopero all'Arionello, lavoratori tutti uniti. Ci risiamo, Orazio. I soliti manifesti non autorizzati. Li faccia togliere, maresciallo. Provvederò. Bene,
Io sono arrivato. Buonasera, signor tenente. Auguri. Grazie, ci vediamo dopo. Va bene. Papà, devi piantarla di buttare l'acqua sulla gente. Non sta bene. E mi raccomando, non ricominciare con la storia della marcia su Roma. Santa? Sì, signore. Vada ad aprire al signor tenente. Togliti questa vestaglia. Ah, no, cara, io con questa vestaglia sto caldo e chi non vuol vedermi può andarsene. Buonasera, prego. Grazie. Salve. Don Giacomo. Caro tenente. Come sta? Gradisce un aperitivo? La ringrazio del suo invito, signora, però non posso accettarlo, sa, il servizio. Ma che è tornata sua figlia? Sì, sì. Anzi, mi meraviglio. Io no, signora. Perché si vede che sua figlia Anna ha sentito odore di scioperi. Ma no, caro tenente, vede, la mia bambina non vuole lasciarci troppo soli. Ma proprio non vuole un aperitivo? No, grazie. Io però lo gradirei. Papà. Questo arrivo di sua figlia non è casuale. Siamo in piena contestazione qui. Scioperi generali in vista, polemiche, la partita di calcio. Mi creda, si preparano giorni caldi qui. Eh già, come nel 22. Bei tempi. Papà, ma lei non deve credere che Anna sia cattiva. Anzi, tutt'altro, solamente che si occupa troppo di politica. Io credo che una ragazza della sua età dovrebbe avere altri interessi. Scusi, ma non ce l'ha l'innamorato? I Mao Zedong. Papà! E dai col papà! Magari ce l'avesse. E sì che i corteggiatori non le mancherebbero, perché grazie a Dio una bella dote ce l'ha, per essere intelligente e intelligente. Brutta, non è? Tutt'altro, è molto bella. Lei che è la madre dovrebbe trovarle un buon partito, una persona posata, perché sua figlia ha bisogno di un uomo di polso. Sante parole. Io gli occhi su qualcuno li avrei messi, tenente. Naturalmente con un uomo che abbia una posizione, una carriera, ecco... Ah, che ne direste di un colonnello? Magari greco. E perché, su un colonnello greco ci sputeresti sopra? Signorina Anna. Ti stavamo aspettando. Oh, chiedo scusa. Ma che bel quadretto, il nonno fascista, la madre borghese e il tutore dell'ordine. Mancava la bolscevica per fare il quadro completo. Ciao, nonno. Ma come ti sei conciata, che sembri un'indiana. E tu con questa vestaglia mi sembri un cinese. Ti sei convertito? Tieni. Ciao, mamma. Ciao. Mao, Trotsky e Che Guevara. Faceva freddo a Milano? Beh, no, direi che faceva piuttosto caldo. Caldissimo. Avesse visto cos'è successo all'università. Abbiamo posto i nostri petti alla violenza poliziesca. Ah. Altro che le 5 giornate. Io alla tua età quelle cose non le ho mai fatte. Per forza, se no ti sbattevano in galera o ti rompevano la testa col manganello. Oh, il manganello. Ma cos'è sta roba? Ah, no, eh? Non li buttare via come al solito. Fascista reazionario. Ma lo sai che cosa ci faccio io con questa roba? Io mi ci pulisco. Papà. Ma insomma, un po' di contegno. Tutti e due. C'è il signor tenente. Beh, i carabinieri non sono più quelli di una volta. Si sono rammolliti. In altri tempi, quella era gente con tanto di bottoni così. E non si facevano mettere i piedi sulla testa dai bolscevichi. Ma guardi che noi non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno. Noi difendiamo la libertà di tutti, perfino la sua libertà di insultarci. Certo, per voi è meglio un reazionario libero che un fascista in prigione. Anna, papà! Noi in prigione ci mettiamo solo chi viola la legge, senza guardare il colore politico. Sì, però quando ci potete sbattere un fascista, voi siete tutti contenti. Ma guardi che noi dobbiamo far rispettare l'ordine. Ma quale ordine, se l'Italia è diventata un casino? L'ordine ve lo insegniamo noi. Sì, con il manganello. Sì, col manganello e con tanto olio di ricino da farvi... Papà, basta! Mio padre non voleva offenderla. Dice solo quello che dicono tutti. Lei, tenente, non si lascia provocare. Non sarà mica diventato democratico. Non ne abbiamo bisogno, lo siamo sempre stati. Sì, da quando avete portato via il duce in ambulanza, come se niente fosse. Oh, scusi, tenente. No, scusi lei, donna Camilla, forse la mia presenza... Ma la vuol finire con questo linguaggio borghese? No, è solo un linguaggio da persone educate. Oh, ma certamente. La rispettabilità, l'educazione, la famiglia, la patria, la religione... Ma non capisce che sono tutti comodi paraventi. Ma ormai non reggono più. C'è un vento nuovo che soffia. Il vento della classe proletaria. Ah, e che provoca l'influenza asiatica. Spiritoso. Oh, ma certo che spiritoso. Il nostro tenente è spiritoso e signore. Beata chi se lo sposa. E ricordatevi stasera di vedere Mercoledì Sport. In televisione c'è la partita Ungheria-Portogallo. Guardate Eusebio e imparate. Ma sull'altro canale c'è il telefilm. Mia madre vuole vedere quello. Male, male. Parlerò io con tua madre. Su a casa. Andiamo.
Non ce l'hai a televisione. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ciao. Don Ciccio, in gamba i vostri ragazzi? Sì, si allenano con impegno. E vorrei tanto che domenica ce la facessero. No, dispensatevi degli auguri. Potrebbero non essere sinceri. No, vi volevo dire che sono venuto per confessarmi, se non disturbo. Bene. Era tempo che non vi confessavate. E non ne posso perdere altro. E se non mi tolgo questo peso dallo stomaco, potrei anche impazzire. Beneditemi, padre, perché ho peccato. Ditemi tutto. Don Ciccio, ho commesso una colpa della quale la vittima siete voi. Ho capito. L'incidente della vetrata era premeditato. No, vi prego. Non sarei mai scesa ad una simile bassezza. Si tratta di un piccolo caso di corruzione. Corruzione di chi? Di arbitro. Nella partita di ritorno vinta dalla mia squadra sulla vostra. L'arbitro? Il dottor Ravanà? No. Non proprio lui. Ho fatto pressioni sulla moglie. Il dottor Ravanà, quel serpente. Serpente che ha sposato una tigre. Disonesto. Eh no, Don Cicci, voi dovete pensare a me, non al dottor Ravanà. Io sono di fronte a voi, nudo, angosciato. Voi mi dovete sollevare dall'abisso dove sono caduto. Vi prego, Don Ciccio, vi prego, vi prego. Salvatemi, aiutatemi, confortatemi. Almeno siete pentito? No. E io non vi assolvo, non provate orrore, non sentite pentimento. Un momento, incomincio a sentirlo. Sì, sta arrivando Don Ciccio. Eccolo, adagio adagio. Sì, è arrivato, mi sono pentito. Se è così, nonostante il vostro riprovevole comportamento, che ha impedito a 11 giovani migliori in campo di vincere... No, questo non è vero. Don Franco, sto parlando io. Dicevo, se il vostro pentimento è sincero, ebbene... Ebbene? Ebbene contate nel perdono del Signore. E nel vostro? Ne riparleremo dopo. Per penitenza dite tutte le mattine per 30 giorni il Santo Rosario. Certo. In latino. Perché in italiano non è la stessa cosa? Vi sarà utile esercitarvi in quella lingua per la quale ora nutrite tanta avversità. Dite l'atto di dolore. Atto di dolore, mio Dio. Grazie, Don Ciccio, mi sento meglio. Un momento, padre. Che c'è? Vorrei approfittare della circostanza per confessarmi a mia volta. Beneditemi perché ho peccato. Ditemi tutto. Anch'io ho commesso una colpa contro di voi. Sapete quella partita di andata? Sì, quella che abbiamo vinto noi. Arbitrata da Don Mimì Nicastro. Quel... Appunto, ho fatto pressioni sulla signora. Don Mimì? E voi? Don Ciccio qui non ci si può fidare più di nessuno. E che facciamo, Don Franco? Io vi sollevo dagli abissi e voi mi ci lasciate in fondo. E non è mica giusto. E va bene. Sentite il pentimento. Lo sento. E allora contate nel perdono del Signore. In quanto al mio, contateci un po' di meno, perché per ora non mi è possibile. La penitenza? Certo che la cosa è grave. Dovreste dire il rosario tutti i giorni, 5 volte al giorno, al telefono. Al telefono. Devo dire il rosario al telefono? No, no, al telefono. Vi vogliono al telefono, Don Ciccio. Ah, scusate. Non lo sentite squillare? Il rosario al telefono. Volevate dire il rosario al telefono. Pronto? Ah, siete voi, Don Mimì. Vengo subito a casa vostra per definire la cosa. A più tardi. Ah, adesso ci mettiamo pure a spalleggiare lo speculatore. Io non spalleggio nessuno. Il progetto di Don Mimì ha qualcosa di buono. Sì, per lui. Un albergo porta il turismo porta i pellegrini, per la mia e per la vostra parrocchia. Troppa grazia per Sant'Antonio. Ora devo lasciarvi. Se volete, ho la bicicletta fuori, vi do uno strappo. Uno strappo è il minimo che possa capitare con quella macchina infernale. Avete paura? Io paura. A proposito, la penitenza? Don Ciccio, vi ho detto che vi porto con la bicicletta. Più penitenza di questa. Andiamo? Orazio,
Orazio! Orazio, figliolo, cerca di capire, ragioniamo. Capire, capire. Io capisco solo che qui si fa violenza alla volontà popolare. Questa è coercizione. Che disse? Se è una frase offensiva intervengo io, eh? Tu stai zitta, mi so difendere da solo. Cerca di metterti nei miei panni. Io? Ah, nei panni di un prete? Ci manca solo questo. Maria Rosaria, piglia il pupo e andiamo da Don Franco. Don Franco. Onorina, sciarpa, cappello e cappotto. Orazio, pensaci bene, non possiamo fare uno sgarbo simile a Don Ciccio. Lui si è rifiutato di battezzare il bambino. Qui di offesa c'è solo la massa lavoratrice. Andiamo da Don Franco. Ma non possiamo andare lì. Noi siamo iscritti alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, non di Sant'Antonio. Chiederò asilo politico. Ecco fatto. Giocheremo col catenaccio. Quattro terzini, quattro centrocampisti e due punte. Ragazzi, bisogna vincerla questa partita. E bisogna giocare contro tutto, contro tutti e anche contro l'arbitro. A proposito. Che c'è? Io ho dovuto rimproverare mio padre. Perché ha detto che Don Memmini Castro, quando ha arbitrato la prima partita, è stato un gran cornuto. Bravo, Carmelo. Hai fatto benissimo. Se noi non fossimo quei bravi cristiani che siamo, potremmo dire che Don Memmini Castro, oltre ad essere quello che tuo padre ha detto, è anche un disonorato, un fedoso e un disgraziatissimo. Bravo, bravo, questo noi non lo possiamo dire. Perciò devi dire a tuo padre di dimenticare. Se poi non volesse dimenticare e vuole fare giustizia con le sue mani, il mio dovere è quello di perdonare chi sbaglia. Padre? Che c'è? C'è il signor Orazio che vuole conferire con voi. E che vuole? Una cosa della massima urgenza. Cioè? Dunque si tratta che ci deve battezzare la propria creatura. Di lui medesimo, il figlio, no? E Don Ciccio non la vuole battezzare. Ragazzi, andate in cortile ad allenarvi. Difesa e contropiede. Cercate di non farvi male. Sì. Mi raccomando, eh? Via. Alzarsi. Via. Correre, eh? Di corsa. Vietà, eh? Un, due, tre. Un, due, tre. Voglio proprio vedere se si rifiuta anche lui. Ah, ecco Don Franco. Buongiorno, ragazzi. No. Ho saputo che Don Ciccio non vuole battezzare la tua creatura. È vero? È vero. E perché? Domandatelo a lui. Forse non gli sono piaciuti i nomi. E tu che nomi intendi dargli? Karl Vladimir Mao. Forse non ho capito bene. Karl come Marx, Vladimir come Lenin e Mao come Zetung. 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 Certo che se non me lo spiegavi non ci sarei mai arrivato. Però non mi sembrano nomi adatti al figlio di un comunista sfegatato come te. Volete scherzare? Niente affatto, non ci sono possibilità di equivoci. Karl come San Carlo Borromeo, Vladimiro come San Vladimiro patrono di tutte le Russie e Mao come Matteo secondo i vecchi messali. Ma se le cose stanno così io questi nomi non li voglio più. E allora che nome mettiamo a due povero piccirito? Che nome gli mettiamo? Giuseppe. Giuseppe? Come Stalin. Pietro. Pietro. Come Ingrao. Sì. Paolo? Paolo? Come Rapisarda. Rapisarda chi è? Il segretario della locale sezione del tuo partito. Giusto! Già! Giuseppe, Pietro e Paolo. Bene! Procediamo. Finalmente. In nome del padre, del figliolo e dello Spirito Santo. Incredibile. Ha consentito di battezzare Karl Vladimir Mao. Dove andremo a finire? Bisogna avvisare il vescovo. Dici? Eh sì, ma che volete aspettare? Che battezzi qualche creatura col nome di Lucifero o di Satana? Oppure che faccia suonare durante la messa invece del Tantum Ergum bandiera rossa? Ci devo pensare. Caffè caldo, caffè caldo. Maresciallo, che cosa facciamo? Lo prego, cavaliere, cosa facciamo? Cosa vuole che si faccia? Già, e me lo chiedete pure? Spazzate via questa marmaglia rossa! Calma, calma!
Si calmi, la prego. Voi non lo vede? Questa è una manifestazione civile e democratica. Ah, ho capito, sono troppi. State tranquillo, ho mandato a chiamare la disperata. No! Vado a prenderli io. No, no, cavaliere, lasci perdere. Maresciallo, per me. Che c'è, che vuoi? Ti ho già detto di no, darle intorno al tuo posto. Un minuto solo. Ho detto no. Un minuto. A posto. Caffè caldo, panini imbottiti, caffè caldo. E dammene uno lungo. Corretto? Sì, amistra. Tu che vuoi? Niente. Mi fa male la panza. Maresciallo! Maresciallo! Dica, don Mimì, che succede? E li faccia alzare, così noi possiamo passare. Beh, un momento, un po' di calma. Stiamo tutti aspettando che torni il tenente. Mi sento male. La schiena? No, la pancia. La pancia? Le codiche, più glielo dica a mia moglie. Non me le fare. E lei me lo fa apposta. Si scappa, eh? Trattieniti, non puoi andare. Buongiorno, signor. Buongiorno. Tenente. Che facciamo? Ho chiamato adesso il comando. Bisogna rimuovere il blocco. È arrivato, eh? Paolo, bisogna resistere. Io non ce la faccio. Invece più. Sì. Dobbiamo fare resistenza passiva. Nessun incidente. Ordine della federazione. Passa parola. Ehi, trattieniti, eh? Stai trattenendo? Nessuno sforzo. Permette, signor tenente. E a me lo chiedi. Chiedilo al maresciallo, no? Ti ho già detto no. Agli ordini, signor maresciallo. Dighi Santi. Comandi. Bisogna rimuovere il blocco, ma senza provocare incidenti. Sì, signore. Questo? Sì, questo. No, questo no. Questo no. Questo sì, però. A mia? Piano! 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 Sì, dove ti vado? E allora? Un'altra volta. Vieni duro! E la parola? Ai! Oddio! Ai! Che fai? Scappi? No! Ma scappa! Dove vai? Vieni qua! Fermalo da lì! Prendilo! I reumatismi, quelli. Grazie, maresciallo. Prego. Don Mimì, lei consuma la batteria inutilmente. Insomma, tenente, la fate o non la fate sgomberare questa strada? Un po' di calma, Don Mimì, non voglio provocare incidenti. Si sbrighi! Se lo metto sotto qualcuno, io devo andare in tenuta. Caro Don Mimì, le ho detto di calmarsi. Finché io sarò qui, lei non metterà sotto nessuno, capito? E va bene. Mi rivolgerò a chi di dovere? A Monino Paese. Subito, Don Mimì. La facciamo finita, sì o no? Quanto credete che possa ancora durare questa carnevalata? Maresciallo, mandi a chiamare il prete. Chi, Don Ciccio? No, l'altro, Don Franco, forse a lui daranno retta. Sì, vabbè, ma se non gliela danno. Signor tenente, questi con le buone non si spostano. Cameracci, siete tutti presenti? Qua siamo! Caccafumo! Non c'è! Si deve dire presente o assente. Mussomecci! Io sono presente! Ma tu dal 21 ancora non hai imparato come si deve rispondere? Pennicone! Assente! Perché? C'ha lasciata, cara. Straccalana! Presente! Ma dov'è che non riesco a vederlo? Insomma, siamo partiti insieme. Viene piano piano. Sei qua? Oddio. Ti ho preso, eh? Fermati, fermo! Aia! Ai, ginocchio! Stregaglia! Ti sei fatto male? Ai. Sì, la spalla! E io il ginocchio! Strega, ma dove ti correvi? Aiutami! Sì, ti aiuto, su! Andiamo! Aspetta un minuto, quanto mi alzi i pantaloni! Andiamo, su! Andiamo! Largo, largo! Avanti, ragazzi, della disperata! Dai, Achille! Animo, animo! In gamba, Achille!
Chiamo l'autoambulanza. No, non ci saranno incidenti. No, dicevo, chiamo l'autoambulanza per quelli lì, che dico mica ce la faranno a tornare a casa con le loro gambe quelli, eh. Allora? Cavaliere, cos'è? Una spedizione punitiva? Senti, sporco di un bolscevico, porta rispetto a un'antemarcia. Quello cos'è? Marcia funebre? Senti, le cose sono due. O ti alzi in piedi o a furia di calci in culo ti mando fino a Mosca. A chi, a me? Che credi, perché sei grosso, mi fai un baffo. Sei solo un pallone gonfiato, con un soffio, sai dove ti mando? Figurarsi se ho paura di te! Calma, calma, non trascendiamo. Portateli via, sti rimbambiti. Rimbambiti a chi? Ringrazia i Dio. Beh, insomma, ringraziate i Dio che non vi reggete in piedi. Buffone, si fa difendere dai carabinieri. Quando vedo un fascista mi viene il sangue agli occhi. Se era vivo mio padre, nel 22 gli avete fatto bene l'olio di ricino. È per questo che ha fatto uno stupido... Cavaliere! Adesso io rispetto l'arma, eh? Bravo. Ma quando scoppia la rivoluzione la prima bastonata in testa è per lui. Sì, sì, ragazzi, vabbè, adesso forza. Andiamo, pazienza. Pazienza. Ah, pure questa ci voleva. Nonno, vai subito a casa, la mamma sta in piedi. Ah, con te non parlo, stacanovista, degna compagna di quella barmaglia là. Lo vede, cavaliere, vada a casa, la prego. Cedo alla forza. Bravo. Ragazzi, andiamo. Vada, vada, meno male che cede questo. Era ora, compagna. Mi pareva strano che mancassi proprio tu. Sono venuta a prendere il nonno. Queste che fate sono fesserie, non servono proprio a niente. Come sarebbe a dire? Questi sono tutti metodi borghesi. Bisogna fare la rivoluzione per ottenere qualcosa. Bisogna agire legalmente, se possibile. Dovevamo fermare quella macchina, no? L'abbiamo fermata, messa a terra, inchiodata. Giù! Per terra ostacolate il traffico, ve lo dico per l'ultima volta. Sgomberare! E se non ci muoviamo, che farà? Apre il fuoco? Pista! Pista! Don Franco! Che c'è? La prego, Don Franco, forse a lei l'ascolteranno. Sa, non vorrei usare le maniere forti. Basterebbe convincere Orazio, è lui il capo. Eh già, il pesce puzza dalla capa. Però questa gente non ha mica tutti i torti. Ha ragione, Don Franco, ma noi siamo come lei, abbiamo fatto il voto dell'obbedienza. Tenga. Portala, Michi Santi. Occhio, Don Franco. Certo, figliola, che tu hai degli argomenti più che validi per costringere questa gente a sdraiarsi per terra. Esponi le tue teorie in un modo molto convincente. Ma come vi permettete? Copriti, copriti. Su, copriti. Che c'è? Orazio, ma che stai facendo? Non lo vedete? Dimostro. Sant'Antonio, questo dimostra. Ma vattene a casa. Ma... Quello che conta è la lotta e noi lotteremo. I reazionari sono tigri di carta. Ma quale tigri? Qui da noi tigri non ce ne sono. Ci sono gli agnelli. Sì, gli agnelli, quelli della Fiat. Sì, quelli della Citroën. Guardate che roba, Don Ciccio. E la cosa più grave è che voi del clero vi mischiate con quella marmaglia. Non dite sciocchezze. Sciocchezze? Ma guardate con i vostri occhi, è uno sconcio. Ma che fa? Dimostra. Appunto. Ciò dimostra che non ci si può fidare di certi preti. Dammi retto, Orazio. In un modo o nell'altro vi metterete d'accordo. No, trattando facciamo il gioco dei padroni. Sì. Stalin, opere complete. Ignorante, lo disse Gramsci. Non me ne frega niente. Che testone duro che hai. Pure il saluto comunista. Io vorrei sapere cosa aspettate a chiedere l'intervento del vescovo. Vi chiamerò a testimoniare. Quando volete. Orazio, eh? Orazio, hanno ferito Paolo. Come? Chi è stato? I carabinieri. Ma... Addosso i carabinieri. Ma state calmi. Senti, ci deve essere... Avete visto a cosa si arriva? Sant'Antonio, la frittata è fatta. Non bisognerebbe mai arrivare a questi estremi. A volte è necessario per calmare certi bollenti spiriti. Andiamo, Domenico. Ma con chi c'è? State calmi! State calmi! State calmi! Via, via, via! Tornatevi a casa, non si può, non spingete! Non spingete!
Don Giacomino! Dai, che c'è? Don Giacomino, hanno arrestato il mio Orazio! E vostro nipote anche! Ah, gli sta bene a quella bolscevica! Ma che cosa si può fare? Ah, niente! Prima fanno i galletti e poi si raccomandano, eh! No. Ah, maresciallo, a proposito, come sta Derling? Oh, niente di grave, soltanto una sbucciatura alla gamba, ma ho pregato il primario dell'ospedale di non dimetterlo. Perché? Signor tenente, in fondo anche Paolo, dico, non ha che un livido alla spalla, no? Eppure quelli vogliono farne un martire, e allora permette lei che anche noi... Capisco. Quanti sono i fermati? 22. E come fa a tenerli tutti in una camera di sicurezza? Beh, un po' qua, un po' là, li ho divisi per gli uffici, eh. A proposito, con la signorina Bellinzoni come mi devo comportare? No, perché dico, non potevo mica metterla insieme a tanti uomini, vero? E allora ho pensato che qui, da lei... Bisogna fare di necessità virtù. Del resto la signorina è incensurata. Le dobbiamo un minimo di riguardo. Senta, faccia questo fonogramma al comando e faccia entrare la signorina Bellinzoni. Sì, signor tenente. Piantone, porta qui la signorina Bellinzoni. Eccomi. Sono pronta. Per fare che cosa? Conosco i vostri metodi, torturatemi pure, ma da me non saprete niente. Una cosa vorrei sapere. Chi le ha messo in testa tutte queste fandonie? È inutile che cerchi di convincermi. Passi subito alla maniera forte, ma l'avverto che sarà inutile. Basta con questa pagliacciata. Avanti, si copra. Metta giù le mani. Avanti, su, si copra. Pardon, chiedo scusa. Ha visto che figura? Si riveste. È inutile, io non parlerò. Ma cosa mi deve dire? Cosa mi deve rivelare? Che cosa vuole sapere, tenente? Il nome dei compagni che lottano con me per il trionfo della classe proletaria? Il nome dei compagni? Si figuri che io adesso mi metto a torturarla per sapere il nome di Orazio Caccamo. Scusa. Sì? Sarà fatto, agli ordini. Maresciallo! Comandi, signor tenente. Ho ricevuto l'ordine di rilasciare tutti. Provveda lei immediatamente a tutti i particolari. Anche lei, signorina libera, può andare. Non voglio che per colpa mia nascano degli equivoci. Il tenente non ha abusato di me. È lei che ha abusato della mia pazienza. Fuori! Mandaste a chiamare l'infermiera per l'iniezione? È malata, mandai a chiamare Don Franco. È permesso? S'accomodasse. Buonasera. Buonasera, Don Franco. Scusa se sono andata a disturbare. Se permette, vado in farmacia a pigliare le altre medicine. Qui bene. Resta Lucia ad aiutare. Va bene. Fate con comodo. Preparai tutto, Don Franco. Feci già bollire la siringa. Brava, Lucia. Sei veramente brava. A volte mi domando, come mai tu ancora non hai preso marito? Non mi guarda nessuno. I giovanotti di questo paese sono tutti deficienti. Non hanno capito niente di te. Don Franco, è vero che ai preti daranno il permesso di sposarsi? Forse sì. E se ve lo daranno, voi che farete? Io che faccio? Che faccio? Faccio l'iniezione a papà. Andiamo. Don Franco. Chi è? Don Ciccio. Buonasera, Don Ciccio. Buonasera. Vedo che andate a pesca. Scusate, Don Ciccio, ma che avete scambiato la siringa per una canna da pesca? Pesca di anime, Don Franco, come dice il Vangelo. Solo che qui siete in riserva. Sono parrocchiani del Sacro Cuore. Don Ciccio, vi faccio osservare rispettosamente che quando arriva un'anima lassù, mica stanno a guardare l'indirizzo del mittente. Comunque voi occupatevi del corpo, all'anima ci penso io. Prima di occuparvi dell'anima, vi dispiace darmi una mano per il corpo? A proposito, come sta? Bene non sta. Questo disgraziato se n'è andato fuori all'aperto, sdraiato per terra, a contestare con i suoi dolori reumatici. Mea culpa, anzi vostra. Siete stato voi a dare l'esempio. Ma se io sono andato lì perché li volevo convincere. Ah, su questo non ho dubbi. Nonostante l'abito nero, sembravate una guardia rossa. Vi faccio osservare, politicamente parlando, che voi siete daltonico. Io non faccio politica come voi, mi occupo di anime. Sì, ma in punto di morte. Perché dovreste fare come faccio io? Cioè? Io faccio la cura preventiva delle anime. Alla rivoccia, figli paramacci! Ramontana, cosa fai? I preti! E convinti di venire! Guarda! Guarito! Miracolo! È stato Sant'Antonio. Ma
Ma che Sant'Antonio, Sant'Antonio, fuori! Fuori! Grazie, Sant'Antonio. Ringraziate il Sacro Cuore. Ma che Sacro Cuore, Sacro Cuore! Fuori! Grazie, Sacro Cuore! Fermo! 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 Calmati, 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 papà! È stato Sant'Antonio! Ma che Sant'Antonio! Bandiera sulla trionfa! Ti scomunico! E viva il comunismo della lira! Basta con sta comunista, papà! Zitto! Basta, calmati, mettiti a letto, ciao, guardo! Godo, parte poco! Giornata di Don Franco questa. Già. A proposito, vostro marito dov'è? Dai. Anche con lo sport antidemocratico cerca di distoglierci dal nostro obiettivo, che è la vittoria della classe lavoratrice. Vinca il migliore. Il migliore Sant'Antonio. Sacro Cuore. Sant'Antonio, ti do una tovaglietta. Ricorda che la calma è la virtù dei forti. Zittetevi. Ma quanto ci vuole? Non siate impazienti, Don Franco. Mancano pochi secondi lì. Prego, il capitano. Tess. Sant'Antonio qui, Sacro Cuore. A posto. Viva Sant'Antonio! Abbiamo il vento a favore. È importante? Sì. Vuole venire, signora Rionello? A lei, signora Rionello, l'onore del calcio d'avvio. Maresciallo, vado io. Largo, largo, fate largo. Via. Si è fatto male, presto, una sedia. Signore Rionello, signore. Alessandro Antonio! Alessandro Antonio! Non sa agitare. Offside? Vuol dire fuori gioco. Dai, Sant'Antonio! Ma che fai? E voi mi fate cascare? Sulla banca! C'è la miseria. No. Seduto. Detto lei? Corner! Che corner è corner? Questa è punizione! Ma tu che fai sempre lì? Quello caschetto, no? Alzati! Siedete sulla banca! Siedete! Oh, Madonna mia bella! Passala! Ehi! Dai, coraggio! Scusate, mi l'occhio! Scusate, Don Franco, non mi volevo! L'occhio! Dai! Dai! Dai, disgraziato! Dai! Statti fermo con questa cosa! È l'euforia! Dai! Dai! Vai! Spera! Marca l'uomo! Dai! Mannaggia te! Mister! Mister! Chi è
questo, mister? Voi, in inglese, mister, si dice l'allenatore. Ah. Facciamo il controllo? Eh? L'antidoping, la drogola. Ma che drogola e dragola? Non esageriamo. Come vuoi. Dai! Dai! Vai, all'ala! All'ala! Ci siamo! All'ala! Ci siamo! Offside! Offside! Ecco! Che figura mi fai fare? Quello non è fuorigioco. Ma come non è fuorigioco? Uno che è stato sbattuto per terra come fa a giocare? Con il tuo aiuto, prendi la spugna e vai. Sì. Monorina! Calma ragazzi, calma, ecco, che si riprende! Ci posso io. Oh, ha visto? Ha visto che l'acqua gli ha fatto subito bene! Chi siete voi? Il massaggiatore! Chi vi ha chiamato? Fuori! Fuori! Ma che carattere! Ma guarda che roba! Ma che fanno? Dai! Aspetti, taglia la bala! Ma che parlate tedesco? Taga la bala, lo dice Herrera, guadagna un sacco di milioni, si può dire. Taga la bala! Taga la bala! Che fai? Scusate, Don Brengo, datemi la penitenza. Sì, togliete la dentiera. Taga la bala! Dai! Dai! Che? Passa! Passa la bala! Giocare io! Vieni qua, Cosimino, vieni qua! Ma che fai? Scusate! Che? Siete tutti sulla parte! Non capisco più niente! Corri! Che? Dai! 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 Vai! Se ne andiamo! Ma che fai, mi strozzi? Scusate, Don Frank, non l'ho fatta apposta. Dai! Dai! Ecco, dai! Ci siamo! Vai! Forza! La mano è mia! Dai! Prestigio! Don Ciccio, che fate? Momento! Signor arbitro! Ma che fa? Non lo so, sarà una nuova tecnica. Sono in 12 come gli apostoli. E per forza è entrato Giuda. Don Frank. Sostituisco il portiere. Tu negli spogliatoi, vai! Porgimi la mano! Evviva il calcio! Il cappello,
Ecco. Ah, prossimo. Ma che fai? Paolo! 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 Sì, a quanto stanno? Sant'Antonio batte il Sacro Cuore 1-0. Ah, bene! Cosa c'è? Non so cose che riguardano i carabinieri. Ah, no? Allora torna subito a letto. Via! Oh, corpo d'un campo. Bravi ragazzi, dovete lottare. Il secondo tempo deve essere più vivace. Bisogna battersi, lottare per vincere. Ci vuole coraggio, cervello. E ricordate che la posta è alta. Ah, la posta. Quale posta? Scusate, don Franco, mi ero scordato. Raccomandate. Una lettera del vescovo. Forse vi vuoi fare gli auguri per la partita. Evviva Sant'Antonio! Cosimino, il vescovo è imparziale. Vediamo. Leggete, leggete, guardiamo. Caro don Franco, mi sono giunte, ahimè, in forma anonima delle lettere. Andate avanti, che vi fermate? Cosimino, queste sono cose tra me e il vescovo, te ne vuoi andare? Scusate. Circa il vostro modo di custodire il gregge che vi è stato affidato. Non discuto che le vostre intenzioni siano state rivolte a fin di bene, ma considero cosa saggia trasferirvi in una sede parrocchiale diversa. Don Ciccio. Ma che fai? Non vedi che è un avversario? Ah, sì? Sì, disgraziato un avversario. Vai, vai, via! Vai! 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 Un'altra posizione ti aspetto. Prego! No! Ma non il rigore! Ma che gli ho fatto? Non gli ho fatto niente! Alzati! Fermi! Via! Fermi tutti! Ma questo non è un fallo da rigore! Ma che ne sapete voi? Questo è rigore! Ma voi scherzate! E poi un principe del fischietto come voi! Anzi, a proposito, tanti saluti da Lobello! Grazie, molto gentile! Forse non avete visto bene. E poi il bambino non è capace di fare male ad una mosca. È un boy scout. Aiuta le vecchiette ad attraversare le strade. Ah, sì. A giudicare da quello che ho visto, questo le vecchiette le butta sotto gli autobus. Rigore! Tradimento! Qui si puniscono gli innocenti. Siete peggio di Erode. Un'altra parola e vi mando negli spogliatoi. Roba da matti. Rigore! Sant'Antonio! Tutti in posizione, va bene, lo paro io. Sì, lo paro io. Vai, figlio, lo paro io. Vieni. Che dici? Don Franco, attendi a destra. C'è il vescovo. No, il pallone lo tirerà a destra. Ah, vabbè, vai via, grazie. Sant'Antonio, tu sai che cerco di aprire ai puri di cuore le porte del paradiso. Adesso aiutami a chiudere questa all'errore terreno. Grazie. Indietro, indietro! Pronti! Fermo! Fermo! Lo tiro io. Lo tiro io. Sacro Cuore di Gesù, al rigore pensa tu. Sant'Antonio, per favore, fa che sbagli sto rigore. Sant'Antonio. Sant'Antonio, un'altra volta mi butto a sinistra. Fermi, fermi, contegno, ragazzi! Benvenuto! Paolo, Paolo!
A quanto stanno? Adesso 1-1 stanno. Porca miseria. Dai. Quanto manca? Un minuto circa. Forza, Don Franco. Ci penso io. Complimenti, Giuda. Come? Cosa ne avete fatto dei 30 denari? Avete comprato una vetrata nuova? Non capisco. Il bacetto di Giuda, ve lo siete dimenticato? Vi ho fatto i complimenti per dirvi che siete un grande giocatore. E voi siete un grande attore. Che cosa voleva dire? Non lo so. Sette bello. Ma non ti faceva male il braccio? Mai stato così bene in vita mia. Vacca roia, ma sei proprio un attore. Ma chi te lo fa fare? Sette a quattro. Ordine segreto del partito. Se fai l'eroe tu, lo debbo fare anch'io. La stessa cosa che mi ha detto il signor maresciallo. Nascondile, nascondile. Ecco Paolo Cambria. Compagno Cambria, in rappresentanza del nostro partito è arrivato dal capoluogo l'onorevole De Gaetano, che tanto ha fatto per i lavoratori del nostro collegio elettorale. Compagno, mi rendo interprete dei sentimenti del partito tutto, rendendoti omaggio sia per il coraggio dimostrato, sia per lo stoicismo con il quale tu sopporti le tue inenarrabili sofferenze. Perché tu soffri, vero? Prego, eccellenza, si accomodi. Eccolo lì. Buongiorno, Derling. Buongiorno. Allora, Derling, come va, eh? Eccellenza, il carabiniere Derling. Bravo, lei ha fatto il suo dovere con umiltà ed abnegazione. Perché il suo dovere è quello di difendere le istituzioni dello Stato e la libertà di tutti, da qualunque parte essa possa essere minacciata. Compare! Oh, caro onorevole! Caro professore, come stai? Vediamo piuttosto come stanno i nostri giovanotti. Lui, malissimo. Se permetti chi deve star male qui, lo decido io. L'osso! Spezzato! Ma no! È una schifezza. Infermiera! Ah, è qui lei, le lastre. Ecco. Ah, no, questo non ha niente. Non ha proprio niente. Infermiera, domani questo lo sbattiamo fuori. Professore, no, scusa, sai, non è che voglia dubitare della tua cosa, della tua diagnosi. Ma vedi, il ragazzo qui, può darsi che non abbia niente alla spalla, ma qui, capisci? Ah, è scemo. No, voglio dire, dico, lo shock che ha subito... Capito? Trattienilo, ecco. Come trattienilo? A proposito, il professor Rosolino mi ha detto di salutarti tanto. Ah, ringrazialo tanto sentitamente da parte mia. Ti ha detto che sono stato anche suo allievo. Sì, non si è mai dimenticato di te. Oh, mi fa piacere. Sai che non si presenta più alle elezioni prossime? Ah, no. L'età, capisci? Già l'età. Anzi, mi stava dicendo proprio che avrebbe molto piacere che al suo posto al Senato ci fosse un altro valoroso medico della nostra isola, capito? Infermiera, è qui lei. Guardi che questa spalla non mi piace per niente. Questo lo tratteniamo in osservazione fino a lunedì. Lunedì, mi segua. Capito? È
E ora veniamo al nostro caro giovanotto. Come va? Sta buono. Male, eh? Sta buono. Le lastre, le lastre. No, no, allegri, allegri, signori, questo giovanotto non ha niente. Ma come niente? Niente, niente. No, ma niente, professore, signorina, domani. Scusi. Che c'è? Ho pensato di farle concedere l'ampliamento della sua clinica. Quanti posti letto? Me ne basterebbero 6. Anche a me. 6? Infermiera, sì. 6 giorni di osservazione anche a questo paziente. Benissimo. Adesso i signori vogliono scusarmi, ma io ho altri ammalati che mi attendono, prego. Venga. Benissimo! Con tanti auguri! Grazie, ragazzi. Grazie di questa bella festa d'addio. Ma guardate, ma che addio, Don Brengo! Viva Don Brengo! Abbasso Don Ciccio! Vergognati, chi ti ha insegnato queste cose? Papà! Dice che Don Ciccio è entrato d'ora, ma darebbe una lezione. No. 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 Perché la miglior vendetta è il perdono. Ecco. Se poi tuo padre non è d'accordo e vuol far giustizia, magari sommaria, aspetti che io parta. Occhio. Occhio per occhio. Ma che? Occhio non vede, cuore non duole. E ancora una volta vi ringrazio della splendida partita a nome mio e a nome di Sant'Antonio. Lino di Sant'Antonio, bravo, bravo. Lo prego, non batti il modello, va su. Candele, candele, bravo, bravo. Metto 4, eh. Sant'Antonio allo desert si faceva gli spaghetti, Satanas per dispetto li freghette la forchetta. Sant'Antonio non se lagna, con le mani se li magna. Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'unico dell'unico. Sant'Antonio lo deserto si stirava i pantaloni, Satanas per dispetto li freghette li bottuna. Sant'Antonio se ne frega, con lo spago se le lega. Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'unico dell'udemonio. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non nemico dello demonio. Demonio. Bravi, complimenti. Cos'è l'inno ufficiale? Devo parlarvi. Ragazzi, potete andare. Andate, andate, ragazzi. Anche tu, Cosimino. Bene. Bacio le mani. E allora, Don Ciccio, ditemi. Sono stato dal vescovo. Ah, a riscuotere la taglia. No, a chiarire tutta la faccenda. Ah, capisco, a dargli altri particolari sui miei delitti. No, ho detto al vescovo la verità, è che solo le apparenze sono contro di voi. Troppo buono. Allora, mi volete spiegare perché siete andato fino in città quando potevate scrivere ancora un'altra letterina come avete fatto prima? Tanto voi siete grafomani. E voi ingiusto, quella lettera non l'ho scritta io. 1-0. Ah, no. Allora l'ha scritta Don Mimì Nicastro sotto vostra dettatura. 1-1. Don Franco, perché fate finta di non capire? 3-1. 2-1. Già. Don Mimì Nicastro voleva sbarazzarsi di voi per avere via libera con il suo progetto. 2-2. E il vescovo cosa ha detto? Ha revocato il provvedimento contro di voi. 3-2. E voi avete fatto questo per me? Per voi o per chiunque altro, la verità innanzitutto. 4-2. Ma se voi non mi potete vedere? Chi l'ha detto? Io vi stimo anche se combattiamo in modo diverso. 5-2. In fondo è vero, combattiamo per la stessa ditta. 5-3. 6-3, ho vinto. Per questa volta, Don Ciccio. E sapete cosa vi dico? Che mi dite? Me la date la rivincita? Auguri, tenente. Grazie.
Cin cin. Cin cin. Buon compleanno, tenente. Grazie, siete state veramente gentili. Oh, si figuri, in un'occasione come questa. E poi lei è lontano da casa. Guardi, guardi cosa le abbiamo preparato. Venga. Con la fiamma, il simbolo della vostra arma. Deve essere buonissima. Fatta con le sue mani, scommetto. E ha perso con le sue. Ah, non credevo che avesse le qualità della donnina di casa. Ah, bene. Se vi mettete pure voi a tarallucce e vino con i bolscevichi, abbiamo chiuso. No, no. Svegliatevi, tenente. Se non stiamo in campana, sapete cosa ci fanno questi qua? Questi ci fanno un... Papà! Fra 5 minuti si va a tavola. Bene. E tu, tesoro, vai a innaffiare i fiori. Mi accompagna? Volentieri, scusi. Io vi ho avvisato, è peggio per voi. Oh, papà! Sì, papà. Santa, tieni tutto pronto, mi raccomando. Sì, signora, va bene. Ah, la quiete dopo la contestazione. Bello, mi piace. Sì, hanno ragione gli hippie. Non fate la guerra, fate l'amore. Me lo porgerebbe. Eh? Cosa? Prego. Grazie. Gli hippie dicono anche ditelo con i fiori. E io vorrei dirle tante cose. Sì? Vorrei dirle... Oh, ma che fa? Oh, mannaffia! Mi scusi, Fabio. Mi ha chiamato Fabio. Già, l'ho chiamata Fabio. Come se non portasse quella divisa. E io potrei anche chiamarla Anna, se non avesse certe idee. È buffo. È la prima volta che ci parliamo come un uomo e una donna. Non è buffo, Anna. Anzi, mi piace questo suo nome. Tanto da volerlo gridare. Anna! Ha telefonato la Camera del Lavoro! I pagioni hanno rotto! Che hanno rotto? Hanno rotto il contratto sindacale! Noi andiamo in sciopero! Vengo anch'io! Anna, aspetti! Mi lasci! Isa, si ricordi di sollecitare gli impianti igienici. Pagamento 30, 60, 90 giorni. Bene, ingegnere, non si dimentichi. I tedeschi hanno sollecitato le campionature. Per le campionature si rivolga al compagno qui. Se non era per lui a quest'ora, se non bloccavano le strade, noi avevamo gli impianti già tutti a posto. Arrivederci. Te la do io, la campionatura. A noi due, ingegner Lionello. Gliel'ho detto io, qui c'è qualcosa di grosso nell'aria. Perché ha notizie attendibili? Voci, le solite voci da caffè. Però pare che Orazio stia allora, organizzando. Le cose stanno così. I bolscevichi vogliono occupare la fabbrica. Sì, signor comandante. L'ho sentito dire da quel cornutissimo di mio genere. Per fare la rivoluzione ci vuole gente pratica. Allora, deve scattare tutto come l'orologio. Ora di Mosca, eh? Primo. La federazione ci manda 2 specialisti. Sanno tutto su come si occupa la fabbrica. Secondo, c'è il congresso della gioventù democratica giù al capoluogo. Sono venuti da tutto il mondo, ragazzi in gabba. Quelli sì che ci sanno fare. Barricate, scontri con la polizia, bottiglie Molotov. Ah, Molotov, ma vengano a fare la barricata a Rocca Pezzone. Me l'hanno promesso. Ah. Comunque andiamo a chiedere conferme telefoniche, eh? Scusate, Anna Rosa, dove state andando? Perché? Mi vorreste accompagnare? No. Vorrei telefonare. Non si può. Come non si può? Siamo in sciopero fino alle 24. Sciopero? Porcaccia, ci mancava anche lo sciopero. Ma che dici, compagno? Appunto dico, mancava lo sciopero dei telefonici e così la protesta dei lavoratori e totalitaria, ecco. Scusasse, ma io vado a vedere se è uscito il cruciverba nuovo. Peppino, corri sulla strada provinciale. Appena vedi i compagni stranieri, portali in fabbrica. E come faccio a riconoscerli? Come faccio a riconoscerli? Come faccio a riconoscerli? Sono capelloni, buffi, vestiti strani, originali, divertenti. Ma l'abito non fa il monaco, è marxista. È la fede che conta. Vai, 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 vai. Sciopero, porca vacca. Un cognac francese per il segretario comunale è il solito per me. Un cognac francese per il segretario comunale è il solito decaffeinato lungo per Don Mimì. Afredix, una mano santa per il cuore. Ma quale cuore, Don Mimì? Vorrei avere la salute vostra. Dunque, di che stavamo parlando? L'asta dei terreni. Voi sapete, Don Mimì, sapete che l'offerta viene fatta in busta chiusa e le buste sono 2. Quella mia e quella di Don Franco. Ma, Don Mimì, questo resta fra noi, vero? La vostra busta è diciamo, più pesante. Trovatevi domani a mezzogiorno all'asta, ma mi raccomando la puntualità. E quei terreni saranno sicuramente vostri. Bene, non mancherò. Don Franco!
Don Franco! Tu Ridoli, vieni qua, su. Ammazza come corri, oh, che c'è di messo il tigre nelle scarpe? Dov'è Don Franco? È andato in GT per una cosa sua personale. Che è successo? Ci devo parlare. E racconta a me, non è la stessa cosa? Dai. Ma che è successo? È disgraziato. Io devo scappare, mi aspettano sopra locale. Grazie, Turidolo, grazie, sono amico veramente, grazie. Ciao. Ciao. Rossolino? Vieni qua. Senti, tu mi devi fare una cortesia. Devi andare a casa di Don Mimì. No, è meglio di no, va. Quella te ti conosce, sai che sei della parrocchia di Don Franco. Mandaci tuo fratello più piccolo, eh? Sì. Dunque, stammi bene a sentire. Devi andare a casa di Don Mimì e ci deve dire che l'ingegnere Rionello lo vuole immediatamente nella sua fabbrica, che ci deve parlare. Cosimino, ma che è sta cosa? Psst, tu ce lo sai tenere un segreto? Don Mimì ci ha fatto la pastetta. Che fice? La pastetta, gli imbrogli, il disonestolo. Noi lo dobbiamo sequestrare almeno fino a mezzogiorno di domenica, se no quello va al comune. Concorre all'est e si frega il terreno, ci hai capito? Allora, avete deciso dove andare? Restiamo in Italia o ce ne andiamo verso l'Africa? Eccolo. Salve, compagni! Venire, appresso a me. Stiamo preparando una grande lotta. Seguite me. Ma come ti sei conciato? Ma cosa ti sei messo? Ma cos'è, la nuova moda italiana? Come me sono messo? Comunque, è tutto pronto. Pronto chi? Pronto dormire e è pronto mangiare. Ah, via, ragazzi! Questo strano amico ci ha trovato da dormire e da mangiare! Ehi, tu! Bacio le mani, Don Mimì. Apri, che l'ingegnere mi aspetta. E muoviti! Lelluccio? Dico io, l'ingegnere è uscito mezz'ora fa. E beh? Mi meraviglio, Cosimino, un uomo di chiesa come te che mi fa dire le bugie. Ma quali bugie? Scusa un attimo, Lui per caso ti ha chiesto se l'ingegnere c'era? No. E tu per caso gli hai risposto se l'ingegnere non c'era? No. Allora, se lui non ti ha chiesto se c'era e tu gli hai detto che non c'era, la bugia non c'è. Bugiardo! Ma dove vai? Vado a dire a Domenico che l'ingegnere non c'è. Anzi, fai una cosa, posteggiala. Il disco orario nel retro lì. Ma insomma, c'è o non c'è? Permesso? Ingegnere? È permesso? Ecco. Ma chi è? Ma San chi è? Antonio, perdonate, dommi mio un disgraziato, Mariuolo. Ti do un cazzotto se ti azzate a uscire, eh? Ma dico io! La commissione interna Rionello e C porge con animo grato gli attivisti della federazione. Non siete orgogliosi di partecipare alle lotte sindacali dei lavoratori di Rocca Pizzone? E siamo abituati a ben altre cose, fabbriche da 2-3 mila operai. 2-3 mesi d'occupazione. E questa è robettola, robettola. E prendi un po', di. Tenetemi fermo, se no gli spezzi il capocollo. Cornuto! Bene. Il clericalismo si è alleato con la reazione borghese. Ma che alleate dei giri? Silenzio! Siete il cavallo di Troia per sabotare la nostra lotta. Cavallo di Troia? Troia. È stato quello lì a chiudermi nella fabbrica. È un complotto con quel vecchio prete comunista. Lo avete fatto apposta per non farmi concorrere all'asta pubblica dei terreni. Per tua norma e regola, Don Franco non è un prete comunista, è un bravo cristiano. E se c'era quello, ti faceva due occhi di bue. Fatemi uscire, eh? Io vi denuncio per violenza e sequestro di persona. Questa è una fabbrica occupata. Chi dentro è dentro, chi fuori è fuori. Chi ha avuto, chi ha detto, ha detto. Zitto. Attenti a voi, Voi non sapete chi sono io, Sei un grandissimo figlio di bot... Del cavallo che ha detto prima. Andiamo, Pepino. Ne vuoi un po'? È la bomba? No, è te, indiano. Tieni su, tieni allegri. Bene. Thank you.
snervante fuggire a se stessi. Ma che è, tè indiano? No, è vino bianco. Allora non mi piace. Vino italiano. Liberi? Per una settimana. Assettatevi, picciotti. Bene, compagno. Bisogna organizzarci, eh? Turni di guardia e turni di riposo. Ma quelle vogliono fare solo il turno del riposo. Peppino, i compagni sono venuti qui per combattere. Questi, con le bottiglie Molotov, sono dei fenomeni. Hai ragione, compagno. Queste le stanno vuotando per prepararle. Sono preoccupato, tenente. Se si mettono a danneggiare gli impianti, ma si rende conto? Non c'è da preoccuparsi, ingegnere. È gente pacifica, tranquilla. Lei dovrebbe conoscerli bene. Parlano, parlano, mal dunque. Ad ogni modo, io ho già fatto i miei passi. Primo, li ho denunciati, è vero, signorina? Sì, sì. E secondo, ho fatto togliere luce ed acqua. Sa, amari estremi, estremi rimedi. Così non potranno resistere a lungo. Che ne dici, maresciallo? Ma quelli resistono pure se... Resistono. Sforzatevi un poco, mangiate qualche cosa. Anche tu sei prigioniero. Lo siamo tutti. A voi perché vanno becchette, furtolo? Non ti capisco, ometto. Continua a non capirti. E sai perché? Perché? I bisogni. Siamo schiavi dei nostri bisogni. A chi lo dici? È mezz'ora che non ce la faccio più, a quel disgraziato non esce. È la carne, ometto. È la carne che ci riscatta dall'esilio del nostro sogno psichedelico. La carne psichedelica? E che anima è lei? Questa è la carne, questo schifo. È schifo, però. Ma è coppa, buona la coppa. Ecce due. Tenente! Don Mimì? Esigo che voi mi facciate uscire. Fra due ore devo essere all'asta dei terreni. Non è possibile, non posso provocare incidenti. Come starebbe a dire? Voi avete il sacrosanto dovere di farmi uscire. Fino a prova contraria conosco i miei doveri e fino adesso non sono successi incidenti. Ditemi che avete paura, eh? Si moderi, Don Mimì. Io non mi modero affatto. Io mi faccio saltare quei gradi che portate. Allora l'avete voluto voi. Appena fuori di qui, finirete dentro. Tenente, scusate, tenente. Oddio. Tenente! Io mi sento male. Il cuore batte. Per forza, respira ancora. Zittisciti tu. Per me, queste ammalette di cuore. Stufa tu, non l'ho avuto mai cuore. Mi è venuta un'idea. E se ci mettiamo tutti quanti in gora a preghere? Come non detto? Io ho letto sull'onetà che in Cina usano il pensiero di Mao. Gli dicono che fa resuscitare pure i morti. Se Mao già avesse più soldi, avrebbe meno pensieri, te lo dico io. Vabbè. Io c'ho un'altra idea. Cioè? E se usassimo il telefono? Telefoniamo a Mao in Cina. Ma no, al dottor Ravanà. Può darsi che ci dia un consiglio. C'hai ragione. Bravo, Rezio. Che fai, la mena morta? Sì, sì, va bene. Vedo subito di rintracciarlo. Cercano il dottore urgente per Don Mimì. Per Don Mimì? Ma quelle stanno come un pesce, l'ho visto io che andava via dal paese, forse andava in tenuta. Ma certo, vorranno il veterinario, si vede che starà male qualche vacca. È proprio una bestiaccia, signora mia. Pronto, sì, sono io, mi dica pure. Dottore, sono Cosimino, si tratta di un gas urgendoli, si tratta di Don Mimì. Lo so, mi ha già parlato di quei disturbi, sì. Mi scusi, si tratta di un vitello di Don Mimì. Faccia pure. Per me non c'è più niente da fare. Sta più di là che di qua. Ha detto che sta più di là che di qua. Senta, dottore, siccome modestamente li sono pretico, volevo dire, non si può tendere, non so io, con la respirazione artificiale, bocca a bocca. Beh, se trovate qualcuno che ha lo stomaco per farlo. Però attenzione, tenetelo bene per le corna. Potrebbe essere pericoloso. Che dice? Che dice? Beh, veramente, è una cosa personale. Ma che personale personale? Cosa dice? Su, forza, che dice? Ha detto che questo... Beh? Insomma, non è che c'è cioè, tutti... Insomma, dici che c'è le corna? Allora è vero. Ma che ci fregano gli altri? Pronto? Pronto? Scusi, sa, signora, ma sono contadini. Non si preoccupi. Ma è terribile. Ma lo sa che in America i cani così li psicanalizzano? Possibile che un cane miagoli? Tutta la notte miagola. Miagola? Miegola.
Ci ha chiesto se Miegola. Miegola? Lui. Più che altro rutta. Dottore, scusi, più che proprio un miagolio, vero? Questo rutta. Come? Ruttere. Così, proprio, dalla bocca. Provate un salasso. Come dice, un salesso? Io sarei dell'idea che è meglio una bella purghetta. Che pensa lei? Sì, sì, una bella purghetta. Ma non più di 5 litri. 5 litri? 5 litri. Di che? Di purga. A lui? Va bene che è grasso, dottore, ma 5 litri. Ma che volete insegnare a me? Ignoranti! E se non dovesse funzionare? Se non funziona. Se non funziona, portatelo al mattatoio. Arrivederci. Al mattatoio. Questo proprio non ce lo può vedere nessuno, eh? No! Chi? Allora, chi ha detto? Il dottore dice che bisogna fare un salasso. Un salasso? Ma qui abbiamo solo chiodi e martelli. Io in magazzino ho un paio di forbicioni e cose grosse. Ma a questo gli ci vuole ciapa elettrica. Non esageriamo, Peppino. Io gli farei dei poche cose grosse. Io credo che questi combineranno qualche guaio. E noi ci potremmo andare di mezzo. Senti, io gli faccio un bel tè indiano, eh? Ma sei matto? Non vorrei mica drogarli. Me non è droga, serve solo per mandarli su di giri una mezz'oretta di allegria. Beh, sì, è una buona idea, mi pare. Bien. Tenente, guardi che qua ci vuole la disperata, eh? Lasci perdere, signor Giacomo, la prego, e poi... Ah, ci mancava anche questa adesso. No, no, sono indispensabili i miei ragazzi. Invece no, io li vado a chiamare. Buongiorno, signor. Buongiorno, tenente. Appena l'ho vista ho pensato subito a una rivolta. No, ero solo curiosa di sapere come andavano le cose. Queste occupazioni non servono a niente. Se lo dice lei. Io sono assolutamente contraria. Oh, brava. La rivoluzione bisogna farla seriamente. Signorina Anna, ma ci vuole ammazzare proprio tutti? No, perché? Se tutti i carabinieri fossero come lei. Maresciallo! 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 Non Mimì, ma che sta succedendo? Arrestatemi, ma fatemi uscire, vi prego. Ma perché? No, dico, le hanno forse usato violenza? No, mi volevano curare. E allora? Sono pazzi, pazzi! Eccoli, eccoli, eccoli! Evviva la forza pubblica! Bravo, Orazio, buongiorno, bravo. Signor ingegnere. Le comunico che ritiriamo tutte le nostre richieste. Tutte? Ma qualche cosa mi sembra che... No, insista cortesemente. Ritiriamo tutte le nostre richieste. Ma... Vuoi favorire? Ingegnere! Lei vada in ufficio. Visto? Altro che contestazione. È un tradimento. No. Ha prevalso il buon senso. Giù, Nicolina, ma non ci avevi due ruote prima, adesso ce n'hai quattro. Mi sento una farfallola. Voliamo da Don Franco. Don Giacomo, I'm... Oh, bravo, così va bene. Menone. Ehi, andiamo, ragazzi, la festa è finita. Che strada facciamo? Andiamo in Africa o restiamo in Italia? Ma che importa la strada? O sapere dove andiamo? Se non si sa cosa ci serve questo andare. Senti, quello che so è che è meglio sbrigarsi. Appena gli passa l'effetto del tè, quelli ricominciano. Oh, dai, demariamo! Forza, andiamo! Sai, Orazio, non credevo proprio che sarebbe finita così. Mi sentirei l'uomo più felice del mondo. Oh, adesso sì. Come sarebbe bello se durasse così per sempre. Pensi a un mondo senza lotte, senza contestazioni, dove amico o fratello abbiano ancora un significato.
Lei per me è un padre, un fratello. Ma sì, io per voi sono un fratello, sono vostro padre, per voi faccio... Tu fai schifo! Ma come, se siamo fratelli? Non ho mai avuto parenti di questo genere io! Ma come ti permetti? Faccia di merda! Quando mi sono sentito male, ho sentito come se qualcuno mi strozzasse. Ma sono io che ti strozzo, disgraziato! Ma come, Peppino? Eravamo tutti d'accordo! Proprio non ci si capisce niente! Capitalese! Peppino, Peppino, calmati! Ma io... Smettila! Quando Basta, saremo sposati ti metterò a giudizio! Sposati? Sì, ho detto sposati. Ma tu credi che quando saremo sposati sarai tu a comandare? Ah, ti sbagli! I tempi sono cambiati, l'uomo e la donna hanno gli stessi diritti adesso, hai capito? Ma non doveva, questo è troppo. Cosimino, non c'entra mica l'ingegnere Rionello. Don Gigio, per carità, Don Vrengo ha fatto tutto coi risparmi delle sue tasche. Oh, animo gentile, cuore nobile. Che belle parole. State attento, Don Ciccio, può esserci il trucco. Onorina, come puoi di fronte a un gesto simile? Bella, bellissima, più bella di quella di prima. Stupendola. Stupendola. Oh, ragazzi, attenti! Piano, piano, più in là. Sì, fermi lì! Bene. E dov'è Don Franco? Sono qui! Don Franco carissimo! Don Ciccio inimitabile! Eccomi! No, no, la bicicletta no! Arrivo! Ferma! I freni non funzionano! No! Si sono rotti! Non posso frenare! Mamma mia! Che cosa avete fatto? No, cosa avete fatto voi? Lo dicevo io che c'era il trucco! Allora siete lei che cercate la discussione! No, la discussione la cercate! No, la discussione la cercate! No, la cercate la discussione! È viva San Antonio! State zitto! È viva San Antonio! Vogliamo calmare i nervi! Per San Antonio, che si vive! Pure! È viva Don Franco di Gesù! È viva San Antonio! Ma mi volete fare spiegare? San Antonio! San Antonio! San Antonio! San Antonio! San Antonio! Guarda, Don Franco! E poi mi fate perdere la calma! Io vorrei dirvi che i freni della bicicletta non hanno mai funzionato! Come si può parlare in 30 secondi degli oltre 4.500 progetti finanziati dall'Europa per la nostra Sicilia? Proviamoci! 25 treni POP di ultima generazione per collegare tutta l'isola. Nuovi laboratori ISMET per la medicina di precisione e la ricerca. L'ampliamento della metro di Catania. IDMAR, il laboratorio marino più grande d'Europa. 14 unità multifunzionali per le ricerche della protezione civile. Produzione di attrezzature per sollevare suolo marino. Fibra ottica e banda ultra larga in tutta la regione. 30 secondi non basta.